volendo cominciare un tema abbastanza così, fra i tanti, ce ne sono decine in questa materia abbastanza interessanti o interessantissimi a seconda dei punti di vista, è quello dell'online, online e offline, e il problema dell'interazione di questi due mondi. E cosa dire in merito a questa cosa? Prima di tutto penso che sia abbastanza ovvio e palese che questa, cioè, se c'era una volta una distinzione dell'online e dell'offline, si poteva parlare dell'offline e addirittura dello cyberspazio. Questa cosa non è più così, insomma, cioè parlare dei... Ci sono ancora molte persone che cercano di fare avanti dei studi sull'internet, che effetto ha avuto l'internet sulla relazione fra le persone, oppure sulla socialità online, eccetera, eccetera, che è un po' come studiare il telefono, cioè che effetto ha avuto il telefono, com'è la socialità sul telefono. Ovviamente un argomento che può essere sicuramente valido, ma in campi abbastanza ristretti, come, non so, psicologia sociale o analizzo delle conversazioni, eccetera, eccetera. Però presupporre che ci sia una sorta di netto distacco fra mondo online e mondo offline, secondo me, non è più possibile. Ho appena letto un libro molto interessante, un libro di fantascienza che si chiama Freedom, di un scrittore americano, di David Juarez, che poi adesso, come probabilmente sapete, c'è un fiorire della fantascienza come una sorta di letteratura sociologica, su delle speculazioni sul futuro immediato, fra 10 anni, fra 20 anni, e conseguenze, cioè, cercando di proiettare in avanti i vari scenari in corso. Questo libro Freedom è molto interessante perché ci disegna lo scenario di una rivoluzione organizzata tramite un multiplayer, massive multiplayer game, no? Massive multiplayer game come World of Warcraft o qualcos'altro, che viene utilizzato per organizzare una rivoluzione politica e sociale, nel senso che tutte queste varie forme di cose che si possono fare nel massive multiplayer online game, cioè i quest, il task, l'alzare a livello, andare a cambiare livello, accumulare dei punti, lo status, avere dei poteri, eccetera, eccetera, è tutto un apparato organizzativo che mette in moto un movimento che è essenzialmente una combinazione fra terrorismo, nel senso che fanno fuori i 100 più potenti del mondo finanziario e allo stesso tempo costruiscono delle comunità ecosostenibili nella campagna americana, eccetera, eccetera. E non è un'idea molto cattiva, perché sicuramente, ovviamente, le rivoluzioni che sono state fatte nella storia hanno sempre utilizzato le forme organizzative più avanzate che c'erano, no? In un certo senso, andate a vedere rivoluzione nel 1917, partito, centralismo democratico, organizzato un po' intorno al modello burocratico, fabbrica, taylorismo. Lenin era un grande amico di Taylor, come sicuramente sapete. E quindi probabilmente, se ci saranno delle rivoluzioni o dei cambiamenti sociali di questa portata nel futuro, è probabilmente abbastanza inutile pensare che saranno organizzate intorno a quel modello lì, ma saranno sicuramente organizzate intorno a qualche altro modello che adesso sta emergendo. E effettivamente i massive multiplayer online game, cose come World of Warcraft, in caso di organizzare parecchi milioni, centinaia di milioni di utenti in delle forme di azione collettiva coordinata, sono un candidato molto, molto interessante per un modello del genere. Provo a continuare ad aggiungere magari a questo tema un altro spunto. Come Adam diceva, è un tema amplissimo che si può prestare a tantissimi approfondimenti, a letture su tantissimi livelli. Un altro ingrediente nel ragionamento di questo mondo, di questo argomento, come si collegano, come interagiscono il mondo online con il mondo offline, ci viene dall'osservazione di alcune pratiche che il marketing, tra virgolette, tradizionale, quindi il marketing offline, sta iniziando ad imparare e a mutuare dal fratello minore, dal web marketing. E quando dinamiche di questo tipo cominciano ad essere evidenti, cominciano a essere anche utilizzate, si può decisamente dire che quella che magari è stata considerata sino ad oggi una, quella del web marketing, una corrente più piccola di un contenitore più grande, che è il grande marketing con la M maiuscola, forse
quando queste due correnti cominciano a contaminarsi in questo modo, significa che anche la corrente giovane è arrivata ad un livello di maturità interessante per iniziare a non solo più interagire, quindi guardando il concetto di interazione come due mondi che interagiscono rimanendo due mondi separati, ma comincia secondo noi ad integrarsi, quindi a incorporare, a creare un insieme che è in grado di manifestare, di produrre un valore maggiore, no? Rispetto alla somma dei suoi, delle sue singole parti.